Buongiorno Italia, sono un cazzo cavolo, è una settimana che ho uno strappo alla schiena che fa un male boia, adesso sto andando in farmacia, almeno intanto questi 2 km a piedi che mi sbloccano un po', il tutto è dovuto, a parte vabbè, che mi sono alzato male, un po' storto, ma il fatto che sono stato 4-5 giorni a fare la vita sedentaria. Ecco sì, una è chiusa. Sì, come vedi sono tornato a Jeslo perché volevo trovare l'Alessia. Adesso boh, starò con un po' di giorni perché dopo, se il tempo ci grazia, ci sarà il raduno in Brusa, che in arrivo un'altra perturbazione, mamma mia, un casino, sempre nel weekend, ogni volta. E i ricordi di infanzia, qui ci avevo fatto una stagione, un macello di anni fa, però si chiamava Escobar, era un altro pub. Ecco, vedi se dovessi fare van life, una roba così, non più grande. Un copri deturpamento buono e anche qui che adesso è chiuso ci ho lavorato, ci ho fatto una stagione, un famoso pub inglese di Jeslo e dopo da qui sono andato in Scozia. Piazza Mazzini, fighissima, che forte, tipo qui sopra ero andato diciamo a cena con una barista spagnola di questo pub, il Gasoline, che c'era qui. È una figata perché dopo c'era anche tipo un giamaicano, un coreano e un messicano, no? E siamo andati avanti fino al mattino a sparare stronzate, a raccontarci un po' di come funzionava rispettivamente nei posti, nei nostri posti dove eravamo nati, no? Quindi bello, bellissimi ricordi qua in giro. Comunque non vorrei dire 15 euro, tradotto 15 euro, tradotto 30.000 lire, tradotto 30 carte da mie, pado cerutino. Ma va che questa è bella, ma ti sei mai chiesto, no? Discorso relativamente senza capo né coda, perché ai cani c'è l'obbligo di raccogliere le cacche, giustissimo, soprattutto quando le fanno tipo nel cemento, nei centri, mentre i cavalli, indipendentemente che siano delle forze dell'ordine che si fanno la sfilatina oppure no, no, cioè guarda che c'è questi cortocircuiti, no, che trovi ogni tanto in giro nel cammin della tua vita. Crisi economica italiana, puoi annegare solo dalle 12.30 alle 15.30. Per carità, ci stanno i colpi d'aria, ci stanno tutte quelle giornate, no? Sedimentari a far niente, là seduto magari anche in posizione non troppo corretta, ma avrai anche il cipicci da dentro, no? Tirare, strattonare, ti tira di quei tiri che ti butta fuori la schiena, porca miseria, c'è anche il cipicci. Bellissimo farla per la spiaggia, niente da dire. È che io poi non so mai qual è l'uscita, no? E mi perdo sempre. Guarda, cioè, come sti alberghi, sono tutti uguali, hanno tutte le porte, le finestre, bene o male, sono tutti a forma rettangolare, cioè, capisci? Cioè, non è che tipo ne trovi uno a forma di teta e dici, ah sì, ok, giro alla teta. No, no, cioè, tutte scatole, quelle porte e finestre. È ovvio dopo che un povero singa non si perde, cioè, it's not a singer's fault, te, capito? Che poi se ci penso sono anche 15 euro veramente buttati via, perché io prima vado di pancia, dopo vado di testa, cioè prima sono impulsivo e dopo sono riflessivo, cioè se hai uno strappo non è che ti dura una vita, cosa devi fare? Devi andare a fare sforzi fisici, sport, che devi guarire subito, no? È perché siamo, mi ha compreso, incapaci di accettare non tanto il dolore, ma tutte queste nostre realtà che dovrebbero semplicemente essere vissute, no? Cioè, cadi un attimo, ti tagli e subito via, deve essere tutto concluso il prima possibile, no? Cioè, io, uguale qui adesso, ci ho speso 30.000 lire, 15 euro, per niente alla fine, insomma, perché il dolore non è che si fa sentire, lo puoi sentire con certi movimenti, no? Cioè, quello che volevo invitarti a riflettere non è tanto risparmio di 15 euro, c'è cioè una cazzata quella, io non è che adesso devo star là a guardare queste robette, però è proprio il modo di ragionare, il modo di vivere che abbiamo. È fortissima la scritta. Solo che sa smettere il cartello Alberto, le sarà, non sei Alberto. No, il modellino del ciao, epico! E dopo le 50.000 appine, insomma, che non sono proprio tipiche venete o perlomeno insomma più del bellunese, della zona montagna, qui da noi non è che ce ne siano proprio tantissime da essere un veicolo simbolico, no? Scoiattolo, scoiattolo, eccolo là, guarda nelle strisce, guarda i piedi dell'albero. Finalmente sono riuscito a prendere una fauna. Cazzo, in centro a Jeslo riesco a prendere la fauna e non la prendo nel wild. Guarda che orecchiette che. Guarda, guarda, guarda. Che carino. Op, è andato su, eccolo là. Guarda, guarda, guarda. Tu, adesso dovrebbe fare il giro del tronco.
Dove ce l'hai lì dietro? Aspetta che andiamo veloci. Non ci pincino sotto. Ah, è già andato su, eccolo là. Lo vedi? Eccolo là, guarda, guarda, guarda. Sciobalo! Eccolo là, lo vedi? Guardalo, guardalo. Ciao, tanto. Cosa fai? Vieni qua da me. Eh? Ah, salti di là, caro. Oi, oi, oi. E il CP vuole il cibo? Oh, mia povera schiena. Perché digli, il CP ha fatto le sue corse in spiaggia, ha trovato un altro CP che era libero, per fortuna non è successo niente, per fortuna, perché il CP è un cane molto stronzetto, non è tanto che è aggressivo con gli altri cani, ma è estremamente provocatrice. È un pit che è estremamente provocatrice con un altro pit, capirai che sono cazzi. Comunque, CP, io ho visto uno scoiattolo, bellissimo. Mi dispiace non aver avuto dietro la Nikon che aveva lo zoom a 33 per ottico, significa che lo scoiattolo lo prendevo in pieno. E che sai, la Sony nuova ha tutta un'altra qualità e quindi io la Nikon che senso ha che me la porto via, no? Qualità eccellente la Nikon, no? Però insomma vuoi mettere la Sony, dai, tutta un'altra robetta, soprattutto in condizioni di luci un po' particolari, tipo anche adesso che sia dentro il camper, è fantastica. Cioè, certo, come zoom non ha niente, occhio, tipo miriamo il CP, così. Cioè, questo è il massimo dello zoom, cioè niente praticamente, proprio niente. Cioè, se hai tipo un scoiattolo o qualcosa, cosa te ne fai con questo zoom? Cioè, proprio un cacchio, guarda. Cioè, zero proprio, purtroppo. No, cacchio, adesso mi sta guarendo la spalla. Beh, no, non ancora. Casomai mi faccio male, perché scusa cazzo, 15 euro de Voltadol e adesso guarisco solo dopo la passeggiata? No, eh!